Allora, mi hanno detto, Giuse, ma chi ve l'ha fatto fare di prendere insulti per un anno e mezzo? Chi me l'ha fatto fare? Io voglio bene all'Inter e a sua volta voglio bene ai tifosi dell'Inter, quindi l'ho fatto volentieri, lo rifarei. No, lo rifarei perché poi io penso che il bene vinca sempre sul male. Mi riferisco anche a Telecina, no? Che c'è su YouTube, quindi era giusto che i tifosi dell'Inter, soprattutto grazie a dei professionisti, sapessero qual era la situazione, perché poi noi venivamo offesi, derisi. Oggi la Gazzetta dello Sport scrive cose e io personalmente, perché ci ho messo la faccia io, ho detto ci stanno prendendo per il culo, lo sto dicendo da mesi. La Gazzetta dice che i tifosi dell'Inter non devono essere presi in giro da Zhang. Quindi ragazzi, questo... Io ci ho messo tutto l'impegno possibile e immaginabile, tutto l'amore possibile e immaginabile, senza nessuno scopo o fine finanziario. Non ho interessi economici. Però sappiate, se volete non farci un regalo, se volete rendere giustizia a tutto quello schifo che sta succedendo all'Inter, perché sta succedendo una roba assurda, iscrivetevi a questo canale e attivate la campanellina, anche perché poi verranno fatte delle live dove spiegheremo con documentazione alla mano, parliamo dei dati finanziari, quello che è successo, cosa è stato fatto, cose che comunque già vi stiamo raccontando da tanto tempo. È giunta l'ora di farla finita, di prendere per il culo i tifosi dell'Inter. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, è tutto gratis. Perché a breve qui ci divertiremo, provare per credere, perché siamo senza filtro, non abbiamo nessun padrone da servire a differenza di qualcun altro. Noi non siamo incastrati, siamo liberi. Poi si può piacere o non si può piacere, quello è un altro discorso. La Gazzetta dello Sport stamattina: basta prendere in giro i tifosi dell'Inter. Ma come, li avete fatti commiati fino a ieri ai cinesi? Ora basta prendere per il culo i tifosi dell'Inter. L'approfondiremo anche questa. Cosa ti hanno detto ieri sera? Quant'è il budget di mercato dell'Inter? Ma te 25-30 milioni, ma per il braccetto e per l'attaccante. Mi spieghi dove erano i 40 milioni per Lukaku? Ci hanno preso per il culo. Ci hanno preso per il culo. Se poi te ci fai caso, le stesse operazioni, le operazioni di mercato negli ultimi 2 o 3 anni vengono fatte sempre con gli stessi procuratori, quei 2 o 3 procuratori che sono amici di Marotta, di Ausilio, quindi quelli che fanno dilazioni di pagamento, quelli che ti danno delle condizioni particolari, cioè noi ci muoviamo in quel metro quadrato di orticello, spesso italiano, perché con la valigia di cartone non puoi andare all'estero a chiedere i giocatori. La pimenta, questa società che ha trattato Samardžić con l'Inter, ha fatto trovare l'accordo al padre di Samardžić, ma vi stavo dicendo un'inesattezza. Il padre di Samardžić è sempre stato il procuratore. La Pimenta è un intermediario che ha fatto trovare diciamo, l'affare già pronto da concludere, da firmare al padre di Samardžić, ma l'Inter di queste commissioni lo sapeva dall'inizio. È l'Inter che ha forzato per le visite mediche. Mi sembra che Mastrangelo ve l'abbia detto bene ieri sera, no? Mastrangelo, se dice una cosa del genere, non è pazzo, se lo dice perché lo sa. L'Inter sapeva di queste commissioni, ha forzato
discorso delle visite mediche, ma ancora non c'era nessuna firma. Ma di cosa cazzo ragioniamo? Vi rendete conto a che livelli siamo arrivati? Nel frattempo che te hai fatto il giochino, no? Le commissioni, non ti preoccupare, ci mettiamo d'accordo, intanto vieni in piscina da me, poi si va a fare le visite. Nel frattempo che la Juve ha venduto due o tre giocatori, cosa che qui ormai è finita perché all'Inter non si riesce più a vendere nemmeno un frigorifero nel deserto, la Juve ha venduto, West Ham ha venduto, hanno cash disponibili e si sono inserite, mentre te rompevi i coglioni per queste commissioni che non volevi pagare. Gli hanno aumentato più soldi dell'ingaggio, gli hanno posto delle condizioni migliori, quindi Babbo di Samaras ci è arrivato e ha detto: lo sai che, ma le commissioni che ti avevo detto prima dove sono? Sai che ora non solo le commissioni, sono cambiati i parametri perché ho ricevuto altre offerte. Ora te mi dirai: non è giusto, è giusto, non mi interessa. Io voglio arrivare al punto. Il punto qual è? Che qui si fa sempre le trattative allo sfinimento perché non ci sono soldi, non hai soldi e sei di. Ma anche perché, ragazzi, ma l'operazione Samaras all'Inter non costa un euro perché Fabian te lo paga l'Udinese, quindi te non paghi nemmeno il prestito il primo anno prima del riscatto a cui questo il cinese non metterebbe nemmeno mani al portafoglio, non li paga nemmeno lui questi giocatori, lui non paga nemmeno il prestito perché te lo fai pagare dall'Udinese, te lo facevi pagare dall'Udinese con Fabian. Operazioni a costo zero, tutte a pagherò. Gli dai un giocatore, ok, il prestito è pagato con il giocatore e poi dopo pagherò. Ma Marotta e Ausilio che si sottopongono a questo schifo. Io ragazzi, io se fossi Marotta e Ausilio, dimissioni come fece Mancini, Sabatini, quando poi ci sarà il futuro roseo di cui parla Antonello, perché anche lì andate a chiedere a Antonello cosa intende un futuro roseo. Futuro roseo con chi? Con chi non ha nemmeno soldi per mettere gasolio ai pullman? Con chi? Futuro roseo, con chi? Dimissioni, quando poi ci sarà il futuro roseo, richiamatemi. Ma come vi fate trattare, ragazzi, anche voi? Ma dove andate a mettere la faccia per chi, anche voi? A fare queste figure di merda, Dybala, Bremer, poi Arnau al coso lì, Scamacca, poi Lukaku e va preso per il culo tutta l'estate, ragazzi. Poi cosa ti avevo detto? Aspettiamo il Black Friday. Io te lo sto dicendo da inizio giugno. Aspetteranno il Black Friday. Poi arrivi che ti rendi conto, manca 2 settimane, ma manca una settimana al campionato. Non hai un attaccante, non hai un braccetto difensivo, non hai un esterno che ti salta l'uomo, tranne il 17, ma io il 17 non lo conto. Non c'è una punta che ti riempa l'aria, e allora alla fine sei lì, Arnautovic 15 milioni, ti pigliano tutti per il collo perché non hai una lira. Cosa vai a rompere i coglioni? Le squadre serie a quest'ora sono già fatte, non sono come noi allo sbando. Le squadre organizzate, anche il Bologna è più organizzato di noi. Vuoi Arnautovic 20 milioni, non me ne frega nulla. Fanno bene, 30 milioni ti devono chiedere, poi dove ce l'hai te 30 milioni? Tutti pagherò. Gli do sensi, gli do quello. Vedi che panio, che bordello, che macello, che schifo! Fino a quando stamattina si parla di Choupo-Moting. Che Choupo-Moting, cos'è? Un lecca-lecca? Che cazzo è questo? Ovviamente sto scherzando, lo so chi è. Choupo-Moting. Un altro ragazzo di 35 anni che ha sempre fatto il dodicesimo uomo, un po' come era Solskjaer nel Manchester United, vi ricordate? È un calciatore veloce, agile, intelligente tatticamente, ha un buon piede, ma cosa cazzo ragioniamo con Choupo-Moting? Ma che è un lecca-lecca? Ma noi eravamo i tristoni, eravamo i negativi, eh? Ora, come andava a finire alla fine? Che qualcuno si è svegliato tutto sudato. Buongiorno, ben alzato, dico a qualcuno io. Quant'è che ti si dice succedeva questo? È una grande presa per il culo per i tifosi dell'Inter che soprattutto gli abbonati si sono trovati gli abbonamenti maggiorati. Per noi guardiamo le partite, io vado pochissimo allo stadio per motivi miei familiari, io mi sono trovato da zona aumentato e questo è, mi sono svegliato con una presa per il culo a 360 gradi. Ci avete preso per il culo, ora basta. È arrivata l'ora di non farsi prendere più per il culo. Ti dico una cosa, Audero
Sommer, va via un portiere di 27, mi sono rotto i coglioni, ora dico tutto. Va via un portiere di 27 e arriva uno di 35. Cosa cazzo stappi lo spumante? Ci sarebbe da vergognarsi, cosa stappi? Solo a Terescina possono stappare lo spumante. Hanno fatto diventare Sommer più alto di Onana, capisci? Ora mi sono rotto i coglioni. Cosa cazzo stappi lo spumante? Mandi via uno di 27 e prendi uno di 35. È forte tra i pali, Sommer, è un grande portiere, a me piace, l'ho sempre detto, ma c'è un allenatore che alterna i portieri. Se c'è un ruolo dove non devi alternare i portieri, se c'è un ruolo dove non devi alternare i giocatori, scusate, è il portiere. Portiere non lo devi alternare, ma Inzaghi li ha sempre alternati. Alternerà tutti e due, lo ha già detto. E ti dirò di più, per una difesa di posizionamento come abbiamo noi, vecchia e statica, tranne Bastoncino, serve un portiere che esce, la puoi sapere tutta, te la dico, e molto probabilmente Audero, che è comunque alto, ci puoi lavorare perché è giovane, molto probabilmente prenderà il posto di Sommer. Ne ragioniamo tra qualche mese. Ci sentiamo dopo, ciao Inter.